Oggi sera a casa e c'avevo la scrivania, forse qualche colpetto glielo dà, Sapete benissimo che io non sono un risultatista, cioè non mi serve il risultato per valutare poi eh, l'esatto valore di, di, un, di una prestazione, perché quella di oggi è assolutamente di, 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 di bassa qualità per, per, per rimanere comunque <ride> educati. E due, due cose su tutte che non, non mi riesco a spiegare. La prima, è, una, è un qualcosa di positivo, è la stagione di, di Turam. È incredibile, veramente incredibile. Giocatore che ti dà la sola presenza, se vogliamo, anche se poi il gol lo collezionano, no. i tre dell'Ave Maria di Marco Lautaro e appunto... L'altra cosa di cui non mi posso capacitare è che, e qua, e qua veniamo alle dolenti note, che tu, cioè per, bat, per battere e per fare un gol, per battere e per fare un gol allo Young Boys, allo Young Boys, per fare un gol ti serve per forza la squadra, ti, ti servono i titolarissimi. Ragazzi, con tutto il bene cioè, se mi dite questo, forse, forse so io che, che sto, sto, sopra, sto sto sopravvalutando la mia squadra. La Serie A in generale, perché io. All estendere anche il ragionamento, perché se si deve giocare così, vede la prestazione del Milan, no? sul piano dell'intensità e del ritmo, vede la prestazione della Juventus, vede la prestazione dell'Inter, se devi vedere questa intensità in queste partite dici "Ma che si gioca a fa così? Ma che si gioca a fa?", quindi ci interroghiamo su un quesito, no? Anche, anche, generale, anche generale, perché forse veramente giocare queste partite non, non, ha, non, ha, non ha senso, no, non lo so. Eppure parliamo di una partita di Champions. Parliamo di una partita di Champions che se non vinci ti sia anche un po' complica, un po complica il percorso, perché poi no, devi affrontare uh, L'Ipsia, le vercuse, prossima la prossima l'Arsenal. Eh, non, lo, non lo so, eh, non, non è così semplice. Eh, per cui è vero che poi nei 24 ci arrivano tutti, ma entrare nei 24 e non nei primi 8 significa anche fare due partite in più. Eh, e comunque fare queste due partite non ti porta automaticamente agli ottavi. Devi vincerlo. Per cui allora, vabbè. Andiamo, andiamo a oggi, ecco, senza guardare troppo, troppo avanti e senza ragionare chissà, chissà quanto in profondità. Veramente brutta prestazione, dite quello che vi pare, sicuramente anche il sintetico, eh, appunto la mancanza di, di un regista, perché questo mi sembra abbastanza evidente, il fatto che Barella non abbia i tempi di Chalanovolo, non scopriamo l'acqua calda. Però perdiamo due giocatori. Secondo me, mettendo Barella davanti alla difesa, perdiamo il ritmo e la visione, i tempi di Cialanoglu, ma perdiamo anche l'intensità di Barella, perché lì, secondo me, è completamente perso per quelle che sono le sue caratteristiche. In più, in più lì non puoi sbagliare nulla, perché se sbagli qualcosa, lo Young Boys, che è una squadra mediocre, ti prende il palo. Le Young Boys, squadra mediocre, perdi palla, prende palo. Quindi... Quando ci sarà un avversario decente sarà una storia differente. Per cui, a me, cioè, la prova di oggi non, non mi fa uscire sereno in alcun modo, se non per i tre punti presi e che ti, no, ti permettono di, di avermi massimizzato veramente col, col minimo sforzo. Perché poi io credo che sia. Sì, so spegnere. Credo che sia anche un po' voluta questa mancanza di intensità. Io non posso credere che questi giocatori non possano pareggiare l'intensità dello Young Boys. Ragazzi. È una cosa di cui non, non, non mi capite. Eppure andavamo a due allora: levato Dumfries, che davvero no? è quello che si vede un po' che voleva, voleva mettersi in mostra, voleva evidenziarsi e c'è anche c'è anche riuscito risultando determinante anche guadagnando un rigore eh, si sì, poteva starci eh, la doppia munizione assolutamente di quel terzino che sembrava Marcello cioè sembrava Marcello e eh, eh, non mi ricordo neanche il nome stiamo parlando di un giocatore di cui non mi ricordo neanche il nome eppure abbiamo fatto sembrare Marcello e ehm, ehm, è vero, dicevo, che poteva essere eh, buttato fuori. Così come è vero che in Europa può essere che questi rigori non te li fischiano neanche. Però. Poco Importa perché poi noi si, siamo capaci di non segnarli mai i rigori se manca Callanologlo. Questa è un'altra questione, questo è un altro, un altro dibattito. Eh, se manca Callanologolo non c'è un rigorista. Se, se manca Callanoplo non c'è il regista. Se ti mancano lautare Turam lì davanti, fai una fatica in mano. Allora qui andiamo su un discorso di nuovo e lo riporto di nuovo in generale. La rosa così profonda di cui tanto di, discutevamo, di cui tanto parliamo. È davvero così? Cioè, davvero l'Inter ha una rosa così vasta? Eh, a conti fatti, oggi, oggi quasi non, non mi sembrerebbe. Lo stesso Zieliski, cazzo, oggi hai, hai l'opportunità quando viene chiamato in causa e niente, quasi con sufficienza va a tirare quel pallone, chissà dove. Taremi tantissimi errori anche se poi ha fatto la bellissima giocata per il tacco di Bisse che a me piace tantissimo. Taremi, ma tanti errori, tanta, tanta imprecisione, tanta, tanta precisione Boh, non lo so come si dice in questi casi: prendiamoci tre punti, bla bla bla, contenti, ok, tutto quello che pare, ma non mi è piaciuta assolutamente la prestazione, vedi con la roba, oggi giocavi con lo Young Boys e quindi sembra, sembra quasi che nonostante la, la prestazione al di sotto, no? eh, sotto ritmo, sotto... Sì, sembra quasi che tu abbia sofferto poco. In realtà hanno avuto tante potenziali occasioni, ne hanno avuto veramente tante di potenziali occasioni. Poi essendo una squadra mediocre, non me ne volessi dire che ci fosse qualche tifoso del Young Boys. Essendo una squadra mediocre, non, non hanno combinato, non hanno, non hanno poca ciccia. Ma contro un avversario normale, oggi, oggi, va, ti, oggi le buschie, le buschie di, di brutto, per quanto mi, mi riguarda. Apriamo, no? Cambiamo argomento anche perché voglio parlare della stessa Atalanta. Tra che l'intensità invece ce l'ha messa perché lì parliamo di 1-0. Vedete il calcio: quanto è strano. L'Inter no? cincischiando, volendo comunque no? a quei giocatori che in un modo o nell'altro ti trovano la, la giocata. Il tacco ripeto, di, di Lautaro, eh, sovrapposizione di De Marco e trovi la giocata. L'intensità dell'Atalanta c'è stata, ci sono state le occasioni, assolutamente ha sofferto poco nulla. L'Atalanta oggi con, con il Celtic Eppure non è riuscita a sbloccarla Oggi serviva un gol L'avesse trovato Magari poi la partita poteva finire anche con un risultato, un risultato ampio ehm, Credo che la partita sia, non, non sia decollata nel momento in cui Gasperini toglie Retteghi Io non so se lo, se lo toglie per cambiare qualcosina lì davanti per, Anche per farlo un po' rifiatare Perché giustamente... L'attaccante attaccante oggi con, Tenendo appunto In considerazione che Scamacca è infortunato È l'unico attaccante L'unica punta ecco Quando si parla di punta È, è lui E quindi non è che vuoi far giocare sempre 90 minuti E lo toglie lì eh, Quelli che sono entrati non hanno riuscito no? non, non, Anche perché Il set che difendeva praticamente Quasi con tutti gli effettivi Oggi se l'avesse avuto Gasperini doveva, doveva tenere le teghe Secondo me doveva inserire anche Scamacca Se ci fosse stato no? eh, Se fosse stato disponibile Perché doveva andarla a, a coprire eh, L'area di rigore Doveva in tutti i modi no, Avere più, più, armi, più armi A disposizione lì, lì davanti Perché poi Samarzic cioè sì, Zagnolo ancora ragazzi Fa, 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 enorme, fa enorme, enorme Fatica però come dicevo prima Le occasioni ci sono, sta le occasioni ci sono state Pensavo traversa di Pasaric Ma soltanto Pasaric ne ha avute 3 o 4 cioè, Pasaric era sempre in aria C'è un senso del gol Incredibile Un fiuto no? proprio per la posizione E come la ricopre lui no? Come riesce ad attaccarlo lui L'aria è, è incredibile non, eh, non è riuscito a trovare il gol Né lui né Rete Che ha fatto una grande parata qui il Michael il portiere qualche tiro di Zappa Costa ci sono state tante situazioni non sono state sfruttate e l'Atalanta porta a casa solo solo un punto in... arrabbiatissimo Gasperini che voleva che voleva qualcosa in più dal punto di vista realizzativo perché poi ribadisco secondo me l'Atalanta la prova la prestazione l'ha fatta e quando tu eh, giochi con questa intensità alla fine oggi non vinci ma, ma nelle prossime secondo me nulla nulla ti può, ti può togliere la gioia del, del risultato per, per quanto mi riguarda manca, manca un sostituto di Retteghi manca un sostituto di Retteghi ad oggi alla Taranta perché voi o non voi, secondo me è unico lui e col seno del poco sì col seno del poi ma io lo dicevo proprio qua, guardando la partita io non l'avrei tolto Retteghi ribadisco non l'avrei tolto perché anche se magari Può risultare poco incisivo, e ti porta sempre via gli avversari, ti polarizza l'attenzione dei difensori e quindi, voi non voi, libera, libera spazio agli altri. E quindi beh, ha perso, um, perso nel, nell'ultimo tre quarti di gara, ha perso um, un'arma, un'arma importante. Fatto sta, l'Atalanta porta a casa un punto, va benissimo, perché poi un punto qua, un punto là, la vittoria con lo Shakhtar, non mi ricordo se non sbaglio, i punti dell'Atalanta, quelli, quelli che servono, li sta già portando a casa e l'Atalanta farà la sua, il suo percorso in Europa, lo farà di buon livello per quanto mi, mi riguarda. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, se volete commentate, leccate, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Daneschi.